Quarto innesco, Slurp Honey Worm XL, quindi limitazione di una camola del miele in versione XL, quindi la più grande. Manteniamo quindi il nostro amo misura 4. Abbiamo scelto questa volta un colore acceso giallo-verde e facciamo il classico innesco. Entriamo con la punta dell'amo nella parte terminale della nostra camola, lo facciamo correre lungo tutto il corpo per uscire poi qualche millimetro prima della fine del corpo, ecco. Dopodiché tiriamo bene su la nostra camola sul filo e abbiamo costruito la nostra classica L. Adesso andiamo a vedere come ruota in acqua. Eccola, ferriamo, ecco il nostro pesce. Non ha saputo resistere alla nostra Honey Worm, probabilmente abbiamo azzeccato anche il colore.